Ciao a tutti, popolo del tubo! Bentornati in un nuovo episodio della serie polacca Solo de Nome. Vi ricordo che questa sera alle 20.30 sarò in live sull'altra piattaforma proprio con questa mappa, proprio con questa serie. Allora, ho messo il miscelatore qua, la Mix Station. Questa qua la trovate sia su console sia su PC, la trovate benissimo sul Modab. L'ho riempita di tutti e tre gli ingredienti, di fieno, di paglia e di insilato, così da fare la razione mista. Adesso prendiamo il nostro carro miscelatore che ho appena comprato, un Lucas Spearmix, eccolo qua, 2.20, credo che questo ci sia solo su PC, perché se non erro l'ho scaricato dai siti esterni, non credo di averlo scaricato sul Modab. Dico così perché c'ho talmente tanta roba, no, forse sul Modab, però solo PC, perché non credo che questo marchio qua, questa licenza qua ci sia su console. Però insomma è veramente bello, mi piace sto carro miscelatore, vado a caricarlo di razione mista per portarlo alle mie mucchette. Do un attimo da mangiare le mie pezzate rosse e poi allora, per scaricarlo si fa così: si sale dentro alla Mix Station come se fosse una macchina e poi si scarica sul carro sotto. Però mi sa che non c'ho più niente. Aspetta, ho finito tutto, cioè mi è stata a dire che è finito tutto dentro. Oh porca puzzettina, ho finito tutto. Non c'è più niente di pronto. Ma no, ma aspetta, no, sto sul trattore. Ah vabbè, mi ha preso un colpo. Dico, ma come? Off camera l'avevo... L'avevo... Dov'è l'F1? Dico, off camera l'avevo riempito tutto. Raga, ci ho passato 2 ore. Voi perché non vedete il lavoro che c'è fuori ai video, ma vi assicuro che c'è tantissimo lavoro. Dico, porca puzzettina. No, ma è uguale. Cioè, non c'è niente. Ma porca puzzetta, perché non c'è niente? Ma tutto ciò è disdicevole, raga. Tutto ciò è veramente disdicevole. Ma proprio disdicevole a livelli aberranti. Vabbè, dai, facciamo la razione mista. Proviamo a farla adesso solo con l'insilato e il fieno. Un po' proprio come funziona per i carri miscelatori. Per i carri miscelatori normali. Quindi io metterei 2 di insilato e 4 di fieno. Secondo me con 2 di insilato e 4 di fieno iniziamo già a ragionare. Adesso fatemi chiudere la finestra l'F1. Noi su PC la chiamiamo l'F1. Giustamente su console dice, ma che è sto F1? Quello lì, il menu aiuto, lo chiamiamo F1 perché su PC per aprirlo e chiuderlo è più veloce rispetto alle console. Cioè basta che premi il tasto F1, vai dentro. Brava, bravo insilato. Avete visto che super mega carro miscelatore che abbiamo? Cioè anche miscela pure la plastica delle palle. Quindi direi veramente, comunque sta farm inizia a averci tanta roba. È talmente grande la farm che comincio ad accusare non lag, però comincio ad accusare qualche calo di frame rate. Sentite come parlo bene in inglese, il frame rate. Allora, prendiamo 4 ballettine di fieno e ora pure devi fare il fieno, eh. Dobbiamo fare il fieno, dobbiamo fare l'insilato, dobbiamo fare un bottino di roba. E quando dico bottino non intendo la rapina, cioè intendo proprio un bottino, cioè veramente tanta, un botto di roba. Allora, adesso butto dentro, voglio vedere un attimo il miscelamento, la miscelazione, la miscilitudine. Voglio vedere un attimino le dosi. Allora arriviamo qua, buttiamo dentro. Ok, 16.000, entriamo ed è già razione mista. Vedete, è già razione mista. Però vorrei provare a buttare dentro altre 2 di fieno. Vediamo un attimino come va. Allora, visto che adesso abbiamo questa qua, io direi poi di comprare anche un fienile e iniziare a mettere il fieno e la paglia anche sciolti, in modo che le balle le lasciamo per gli animali per le stalle, mentre per la razione mista, per miscelare prima gli ingredienti, usiamo tutta la roba sciolta. Ecco, direi di far così, che non è affatto male. Poi, se non erro, ci dovrei avere da qualche campo, da qualche parte, un operaio che sta anche seminando l'avena, perché mi serve la paglia
No, la vena per i cavalli ce n'ho tantissima, però giusto per avere un po' di paglia, e la vena è quella che se la vendi ti dà più soldi. Ecco fatto, vedete, anche questa è razione mista. La carichiamo adesso sul carrettino. La carichiamo sul carrettino nel frattempo che si crea, anche perché le mucche già stanno a posto come razione mista, quindi credo che non ne servirà tantissima. Ecco, vedete, però gli serve la paglia. Gli serve la paglia, poi serve paglia anche ai cavalli e serve un po' di insilato alle pecorelle, alle caprette. Ok. Ok, una cosa per volta, una cosa per volta. Adesso vado, speriamo che non butti tutto per terra. Aspetta, aspetta che questo sta a buttare tutto per terra. Aspetta che sta a buttare tutto per terra. Spegni tutto. Come si fa? Come si fa? Sei impallato! Sei impallato, ah no, sto sul trattore, sei impallato, sì, mamma mia. Oh, a posto, perfetto, tanto basta questa poca razione perché ho visto che ne hanno già abbastanza. E poi andiamo a prendere la paglia da sparaflesciare alle mucche. Sparaflesciare, usiamo un po' un termine alla Men in Black. Allora, ok, vado di razione mista. Perfetto, scarichiamo la razione mista col nostro bel carrettino. Dai, mucchette mangiate, a posto, a posto. Adesso poso questo e mi rivado dalla parte di qua a cercare lo sparapaglia. Lo sparapaglia ne dobbiamo prima dare un po' ai cavalli, credo, da quello che ho capito. Sparapagliamo ai cavalli. I nostri girasoli intanto stanno sempre lì, stanno sempre pronti a crescere. Ok, allora prendiamo questo. Facciamo così, vengo di lì, passo di lì, vengo e ti porto via, cantava Vasco. Mo qui per trovare il trigger, raga, il trigger è difettosissimo. È difettosissimo il trigger di sta stalla per quanto riguarda la paglia. Ma eccolo, eccolo, mamma mia se è difettoso. Ok, dai, dai, dai sta paglia ai cavalletti, ok. Ma per le mucche non basterà una sola, non basterà una sola, credo proprio di no per le mucche. Allora, credo che il trigger per la paglia sia quello primo, il primo. Vediamo un attimino, facciamo manovretta. Vediamo se è questo il triggerino. Dovrebbe essere proprio questo il triggerino. Non è questo il triggerino? Non è questo il triggerino della pagliotta? Sì, è questo, però pure questa stalla non è che c'è trigger tanto meglio di quell'altra. Guarda che roba, guarda che roba. Guarda che roba. Regard what rob. Regard what rob. Aspettate raga, bisogna togliere il carro. Bisogna togliere il carro perché fa conflitto. Non lo so quello che sta succede. Aspettate un attimo, lo riportiamo sotto la razione mista. Tanto il carro è lì che serve. Lo portiamo sotto là, così non dà fastidio a nessuno. Stavo pensando ragazzi di vendere sto case e comprare un bel merlo, che il merlo in farm è sempre utilissimo, un po' per le balle, un po' per quello, un po' per quell'altro. Tanto il case adesso non è che ci famo niente. Poi insomma per compattare l'insilato vedremo. Però non lo so, cioè, magari il merletto in farm non ci starebbe male. Però qualcosa bisogna vendere, non è che possiamo tenere 8 milioni di mezzi. Anche perché oltre che appesantimo il gioco, insomma spendiamo soldi inutilmente. Perché almeno ci recuperiamo qualcosa. Ecco fatto, sparapagliamo un po' più in basso. Ecco, sto sparapagliando, vedete la paglia viene accettata dalle nostre belle mucchette. Vediamo un po'. Quanta poca paglia! Quanta poca paglia! Raga, è veramente pochissima. Io direi di comprare un nuovo carro. Allora, facciamo una cosa. Questo lo dedichiamo esclusivamente a portare il carro miscelatore e l'acqua, visto che comunque ce la fa benissimo. Ce la fa benissimo. Dai, dai, facciamo un po' di cosette. Io lo so che a voi piacciono queste cose quando uno compra, vende. Facciamo una bella cosa. Allora, spegniamo questo. Facciamo una... Guardate Robertino che ve fa, Allora, vendiamo questo. Poi vendiamo... Un attimino che cerco tutto. Vendiamo questo. Poi vendiamo questo. Vendiamo questo. E facciamo. Compriamo questo. Che ci dà più balle.
Dov'è? Anderson? No, lo sparapaglia non c'è nell'Anderson. Mi sa più grosso. C'è questo qua di default comunque. Ok, questo. Poi compriamo pinze telescopiche. A parte è bella pure la Scorpion. Però dai, damogli dei mani tu. 90.000, lo Scorpio 96, 75. No, mani tu, scusate, il Merlo. Vai, 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 vai de Merlo. Però a me il Merlo piace col colore old green, classico. Configurazione standard più aggancio posteriore. No, voglio sia la PTO e l'aggancio a 3 punti, perché così lo uso proprio come trattore. Ok, a posto, a posto. Poi prendiamo una bellissima pinza autocaricante per le balle che servono sempre. Pale gommate, eccola qua. Forca per le balle, eccola qua. Design questo, caricamento automatico, capacità 3. Perfetto, raga, abbiamo fatto degli acquisti stupendi perché praticamente adesso con la presa di forza noi possiamo, innanzitutto accendiamo il lampeggiante perché stiamo facendo dei lavori e voglio dire, lavori che... aspetta, oh, non è la sua questa? Non è la sua questa? Oh, che cacchio? Come non è la sua? L'ho comprata perché era la sua? Palla gommata! No, palla gommata! Porca miseriaccia! Telescopico, ci avete ragione, raga, e purtroppo la capoccia a volte fa così. Che ci volemo fa? Se la capoccia fa così, che ci volemo fa? Ci potevamo fa niente. A volte la distrazione quando registri, mille cose da fa, mille cose da pensare. Comunque dicevo, con il fatto che adesso c'è anche la presa di forza dietro, questa funziona praticamente come il trattore. Adesso è un trattore praticamente sto Manitou, e quindi ci possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo mandare a fare qualsiasi lavoro. Uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Allora, carichiamo. Io credo di riuscire a far entrare 3 balle. Credo di farne entrare 3 contemporaneamente. Vediamo un attimino. 1, 2 e 3. Dai, dovrebbe caricarle tutte e 3. No! Perché ne carica due? Ah, tre forse intende quelle quadre. Forse intende 3 quadre. Vabbè, va bene lo stesso. Scarica. Perfetto. E andiamo con la terza. Secondo me ce la faccio entrare benissimo la terza. Pronto, casa la terza, diceva Bombolo. Allora, mettiamo così. Mettiamo cosà. E mettiamo così. Ok, ok, richiudiamo le punte, richiudiamo la forchettina davanti, ok, andiamo indietro, attacchiamo e andiamo a scaricare, e-o. Allora, vediamo un po' se gli basta la paglietta, così giustamente inizieranno anche a fare un bel po' di letame. Prendiamo anche un po' di inquadratura interna, che non fa mai male. Che non fa mai male. Ok, vai con la paglia, però aspetta, voglio addrizzare un po' il becchettino lì, che lo vedo. Oh, lo vedo, ecco, lo vedo un po' giù. Ok, vado. Ok, benissimo, dai, sparapaglia. Purtroppo, raga, il trigger è messo un po' così, quindi bisogna sparapagliare un po' come meglio si può. Ok, sparapagliamo. No, quando abbasso il braccio mi si abbassa il cosino. Va in conflitto, vedete? Va in conflittino. Ma porca miserietta. Vabbè, comunque. Come stiamo messi? No, paglia ancora, mi si è fermata perché va in conflittino, è per quello che mi si è fermata. Aspetta, che il trigger qua è uno schifo comunque.
sto trigger, io non lo so come si fa a fare un trigger del genere. Aspettate, ci riprovo. Ci riprovo, ok. E vadi, vadi, ok, dai, vadi. Altra seconda balla. Seconda balla, vediamo un po', seconda balla, ok, damogli de paglia. Intanto, mentre che lui scarica, vado a vedere che fine ha fatto l'operaio, de che morto è morto. De che morto è morto, eccolo! Eccolo, eccolo, eccolo l'operaio. Vabbè, è quasi finito comunque da seminare avena. Manca veramente pochissimo, dai, 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 togliamo sta GPS qua, sta cruise control qui, come cacchio si chiama, e lo famo noi, finimo noi, raga, finimo noi, de fa sto lavoro. Fatemi finire dalla paglia alle mucchette, che poi dopo ci penso io off camera, ovviamente, alle mucchette, alle caprette, ci penso io, dai, fatemi finire di sparapagliare qua e poi andiamo a finire di seminare l'avena, perché se no mi cresce mezza sì e mezza no. Quindi andiamo, eccolo qua, accendiamo la seminatriciotta. La seminatriciotta, cioè la seminatrice a forma di caciotta, abbassiamo e finiamo. Oh, non mi pare che hai abbassato, Non mi pare che hai abbassato, fratello. A frate, ma quando abbassi, frate? Frate, abbassa, frate. Ah, ok, perfetto. Ormai anche la GPS è inutile perché aveva cominciato il cruise play a registrare, quindi a seminare, quindi ha fatto tutto un percorso tutto suo, quindi è inutile. Mette la GPSina, però ecco qua, vedete che spettacolo, anche l'avena è seminata. Ormai sta farm è super autonoma, super, stiamo veramente a raggiungere dei livelli pazzeschi. Fatemi seminare quel pezzettino laggiù, perché a quanto pare gli ha fatto schifo all'operaio quel pezzettino laggiù, quindi adesso lo seminiamo noi, perfetto. Alzare, ultima strisciatina e possiamo riporre anche la seminatrice. Perfettino, perfettino, perfettissimo. A postino, ripieghiamo il tutto, andiamo a posare tutto, raga. Vabbè, raga, si è fatta una certa, anche perché se voglio riuscire a far uscire anche il mod, il Farming Simulator News, mi devo comunque da una mossa. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel commentino, un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo, in descrizione c'è l'altro mio social, dove sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sere alle 20:30, vi aspetto. Vi ricordo che c'è anche il link per comprare Farming, il DLC Class, il DLC Platinum, direttamente dal mio link affiliato Giants. Quindi comprando anche dal mio link mi date una mano a scalare la classifica partner. In questo momento sono bronzo, però insomma se dovete comprare Farming lo comprate da lì, mi date senza dubbio una bella manina. Detto questo, amici miei, vi bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!